per quel che riguarda le donne con ASD. Quindi sì, adesso passiamo agli adulti. Ci sono delle donne con disturbi dello spettro autistico che si manifestano chiaramente, Temple Grandin ad esempio, molto nota perché fa parte di un capitolo scritto da Oliver Sacks nel suo libro Antropologo su Marte. Inoltre ha sviluppato una macchina molto importante negli allevamenti e ha delle capacità spaziali e visive straordinarie. Un'altra donna famosa è Donna Williams, una persona molto creativa, una pittrice molto nota. Un altro esempio è Gunilla Gerland, che ha scritto un'autobiografia. In questo libro ha descritto la sua esperienza di dipendenza. Lei parla nella sua autobiografia delle sue difficoltà di inserimento. Quando ha conosciuto delle persone che invece assumevano droghe, è riuscita a inserirsi perché poteva sentirsi parte di un gruppo senza dover comunicare. E questa è un'esperienza che spesso ci viene riferita nei nostri centri. Ma purtroppo non tutte le ragazze, non tutte le donne sono come queste persone. Adesso vi vorrei presentare una delle mie pazienti che ho incontrato 10 anni fa. Aveva 23 anni allora. Aveva sviluppato una dipendenza alla cocaina e al cannabis e aveva provato tutte le droghe esistenti ad eccezione dell'eroina. Aveva già provato a farsi curare 6 volte senza successo in centri diversi. Aveva subito abusi sessuali e fisici da parte del padre e aveva avuto una diagnosi di personalità borderline. Cosa abbiamo visto dopo la disintossicazione di questa persona? Abbiamo osservato che i suoi livelli di ansia erano molto elevati. In contesti sociali, nel gruppo, era sempre molto timida, soffriva molto, non riusciva a parlare, ma era anche una persona molto caotica e goffa. Sbatteva sempre contro i tavoli, le sedie, rovesciava i bicchieri. Aveva inoltre gravi problemi di attenzione, che poi sono stati diagnosticati come ADHD. Ed era anche una persona compulsiva. Allora pensavamo che questo fosse dovuto alle sue esperienze traumatiche. Ad esempio si lavava compulsivamente più volte al giorno. Poi però l'abbiamo conosciuta meglio, abbiamo trattato la dipendenza e la ADHD e abbiamo visto che aveva problemi nei rapporti interpersonali. E lei ci ha detto che questo era il problema principale per lei, perché aveva notato di essere diversa dagli altri. Non riusciva a capire cosa volessero gli altri da lei. Ma no, questa non era una cosa apparente. Ci sono voluti 2 anni per farle una diagnosi. Allora non eravamo specializzati nel campo dei disturbi dello spettro autistico, perché ci occupavamo di dipendenze in realtà. Facendo però delle osservazioni approfondite con i nostri pazienti, abbiamo capito che il 9-10% delle persone che arrivavano al nostro centro avevano un disturbo sullo spettro autistico e avevano quindi sviluppato, e quindi abbiamo poi sviluppato un programma speciale per questi soggetti. Molto spesso vediamo delle ragazze con QI elevati e dei tratti ASD lievi
che molto spesso non vengono notati perché si vede di più l'ansia, le difficoltà di apprendimento, i disturbi e l'umore. Molto spesso le donne hanno buone competenze linguistiche e di empatia sociale e questo può un po' coprire il quadro clinico. La paziente di cui vi ho parlato, ad esempio, mi ha raccontato la storia di suo nipote. Un nipote che aveva problemi comportamentali. E i genitori non riuscivano a gestire la situazione, ad esempio per il compleanno. Magari gli gonfiavano dei palloncini per preparare la festa e quando li vedeva lui cominciava a urlare. E la mia paziente mi ha detto, l'ho notato e mi è dispiaciuto così tanto per lui, perché io capisco quello che provo la stessa cosa e capisco cosa voglia dire non essere compresi. Inoltre le ragazze e le donne con ASD tendono a essere iperansiose, mentre i ragazzi e gli uomini non sembrano non sentirsi né goffi né avere senso di colpa. Io ho una paziente di una famiglia molto abbiente, una famiglia che spesso dà delle feste e spesso in questa situazione doveva comportarsi da brava ospite, parlare con gli invitati e lei odiava fare una cosa del genere, non sapeva di cosa parlare. E poi, essendo stata trattata, avevano pensato che avesse una fobia sociale. Era stata appunto inclusa in programmi di sviluppo delle competenze. Poi abbiamo visto che aveva anche dei problemi di dipendenza, un problema d'alcolismo grave. E poi abbiamo rilevato un disturbo dello spettro autistico. E quando le ho detto che cosa aveva, lei era così contenta, saltava per la stanza e mi ha detto, sono così contenta di sapere che non sto sbagliando qualcosa, perché mi sento sempre così in colpa di non riuscire a fare quello che fanno le mie sorelle. Adesso lo so perché sono così e so che non devo più doverle fare quelle cose. Le ragazze e le donne spesso evidenziano comportamenti compensatori o comportamenti ossessivo-compulsivi come disturbi dell'alimentazione e dipendenza. Le relazioni e la sessualità, questo è un grosso tabù. Le ragazze e le donne, ma anche gli uomini, che vediamo nel nostro centro, hanno dei problemi in questo campo. E quando vengono un po' stabilizzati, notiamo che spesso fanno molte domande sulla sessualità e dobbiamo spiegare molte cose, perché molte di queste persone non hanno la più pallida idea di cosa sia una sessualità tipica. E spesso sono anche vittime di abusi sessuali. Tutte le pazienti che abbiamo visto nel nostro centro hanno subito degli abusi, perché molto spesso le ragazze e le donne hanno voglia di stabilire contatti con gli altri, ma a quale prezzo? Nello studio condotto nel nostro centro insieme a un altro centro che vedete qui presentato, la clinica universitaria di Nijmegen, e abbiamo analizzato questi gruppi che sono comparabili fra i due centri. Noi avevamo un gruppo più ampio e i dati che vi presenterò sono del gruppo nel suo insieme. Età media, 36 anni, l'età media delle donne è un po' più bassa di quella degli uomini, ma quasi uguale. Qui vedete una distribuzione bimodale. E vedete che c'è un picco intorno all'età di 20 anni e un altro a 50 anni. E questo è uguale praticamente nei maschi e nelle femmine.